Oggi mi trovo con Mattia, che è qui che fa il simpatico, alla località Case Bortotte, pronti a camminare intanto fino al rifugio Settimo Alpini, che sono comunque, saranno 2 ore e mezza/3, e poi faremo la ferrata Sperti per arrivare appunto al bivacco Sperti e passare la notte lì. Quindi iniziamo questo giretto, località comunque sopra Belluno, abbastanza comoda per noi, giochiamo un po' in casa, queste montagne le conosciamo abbastanza e niente, iniziamo a camminare. Eccolo qua, il Biz che dall'ultima volta non è cambiato, ha sempre uno zaino gigante, ma quello che è cambiato è che ha preso la patente finalmente e gli ho fatto guidare la macchina mia fino a qua. Che relax non poter guidare adesso. Grazie. Ti sei trovato bene con la mia macchina? Sì, fluida. Col caddy. Col caddy. Bello, certo. Allora, ho un po' di ricordi di questo sentiero ed è parecchio lungo. Quindi lo stiamo affrontando con una certa filosofia perché fa anche parecchio caldo. Più o meno da qua ci mancano ancora 1300 di dislivello al bivacco. È pieno di ciclamini selvatici. Dopo aver sudato anche la prima comunione, siamo arrivati al rifugio Stai Settimo prendendo la maglietta? Alpini. Sì, no, è completamente bagnata. Beh, allora ci siamo divisi una torta, un succhetto al lampone e adesso ripartiamo da Una coca. una coca, dal rifugio, ripartiamo. Saranno. Oh, Oltre 3 ore. spero non 3 ore, ma due e mezza, e dovremo fare anche la ferrata. Comunque si sta benissimo qua, molto bello. Eccolo qua, dietro al rifugio bivacco Sperti numero 504. Comunque è incredibile il gruppo dello Schiara, tutto qui dietro. Oh no, bellissimo. Sì. C'è della fatica vera con 10 kg di zaino. E 10. 10 di più? Il 11. sentiero è molto tosto dal rifugio, sale praticamente dritto per dritto, quello è il rifugio. Farvi capire quanto è pendente qua, è veramente parecchio pendente, insomma, si fa fatica. Siamo arrivati all'attacco della ferrata. Questa è la situazione della maglietta. Cioè, non tira un filo di aria, c'è umidità. Adesso ci imbraghiamo, ci mettiamo il kit, il caschetto e partiamo a fare questa ferrata che in realtà non finisce al bivacco, va fino in cima, però noi ci fermiamo al bivacco perché comunque tardi, è il nostro obiettivo, siamo stanchi, abbiamo sudato all'inverosimile. Però tanta roba qua, cioè, guardate le pareti. Mai stato così arancione. Partiamo per la ferrata e via. Allora, la ferrata all'inizio è relativamente facile, abbastanza scaglionata. Guarda che belli i buchi nella roccia. Siamo arrivati al bivacco. Guardate che spettacolo. Tra l'altro questo l'hanno portato con l'elicottero, perché è proprio su questo cucuzzolo. Grande Matti, grande vecchio. Allora, la ferrata è veramente poca da fare, diciamo, c'è una mezz'oretta, ma è anche molto semplice. Wow.
Questo è il bivacco, sei posti letto, nuovissimo, bellissimo, anche materassi in plastica. E basta, non c'è niente. Sì, ma che panorama no, cioè. Infatti prima era tutto chiuso, invece adesso si sta aprendo per fortuna. C'è ovviamente anche il libro del bivacco. Ho appena firmato il libro del bivacco su destinazione. Sky. Oggi c'era poca voglia di fermarsi a fare la spesa e cucinare qualcosa in bivacco. Quindi abbiamo tre panini gentilmente offerti dalla mamma del Biz. Grazie Fabiola per questi panini con lo speck tagliato sottile sottile, un po' di formaggio, pane integrale, vista panoramica, top. Comunque è inserito in un contesto questo bivacco bellissimo. Guardate queste montagne, che roba. Buongiorno, questa mattina ci siamo svegliati in questo bellissimo mare di nuvole da dove escono solo le punte delle montagne, è una bella situazione. Ieri sera in realtà dopo aver mangiato i fantastici panini abbiamo proprio vissuto la classica serata da bivacco, nel senso che ci siamo messi a chiacchierare con gli altri due ragazzi che abbiamo trovato qui. E c'era una tranquillità, una pace, un silenzio che ha proprio accompagnato anche il dialogo, oltre a non esserci internet, quindi insomma abbiamo passato la serata a chiacchierare, a goderci il tramonto, è stato molto bello. Sono momenti che a volte è difficile ricavarsi così in tranquillità. E niente, poi siamo andati a dormire, questa mattina siamo qui alle ore 6:50, dove il sole è già sorto, però non ci sta neanche ancora illuminando perché appena supererà quello spigolo toccherà anche a noi, sperando un po' che tutta questa copertura, che è comunque bellissima da vedere, sparisca. E niente, qua dietro ci sono montagne importanti, bivacco super nuovo, molto minimal perché non c'è niente, non c'è neanche le maniglie per scendere dai letti più alti, cose che magari uno può trovare un po' difficile, però è veramente super super super. Faceva un sacco caldo stanotte e insomma io ho dormito abbastanza bene. Decolliamo? Tra un po'. Beh, si stanno alzando, no? Sì, si stanno alzando le nuvole. Eccoci qua. Adesso diamo una sistemata al bivacco. Ci siamo preparati per la discesa. Non è la discesa che speravamo, perché ultimamente la sfortuna gira anche per noi e siamo sfortunati, visto che abbiamo aspettato fino alle 10 sperando che si aprisse e sperando in un bel decollo, anche perché da qua si può decollare molto bene. Ce l'avevamo portati sul parapendio, provare a portarlo su è sempre buona cosa, però in queste condizioni è proprio impossibile, quindi ci mettiamo il cuore in pace e adesso scendiamo in maniera classica. È stato proprio un bel bivacchetto. Comunque bivacco chiuso, questa è la situazione. C'è un po' di... si apre ogni tanto dietro, ma è il problema qua davanti.
nebbia, proprio nebbia, nuvola. Siamo ritornati al rifugio. Sei triste, Matti, che scendiamo a piedi? Sì, perché... Con questo bello zainone? Ah, no, avevamo pianificato una cosa e eravamo tre nuvole, quindi... Cosa vuoi fare? Forse avremmo aspettato praticamente fino a domani. Sì. No, fino a stasera magari non si sa. Dai, andiamo. Sì.